Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Allora, la Daily che cosa ci dice? Samson in teoria non è difficile perché spona molti cuori grazie al trinket. Quindi potremo tentare di fare la terza vittoria di fila. Se non ci riusciamo, si ricomincia da capo domani. Si deve arrivare... Darkroom? Non mi ricordo mai se quella era Darkroom. Allora, questo è un primo piano normale, no? Sì, quindi possiamo prendere danno, anzi, forse sarebbe preferibile prenderne. So che sembra stupido dirlo, però Sansone funziona così. Certo, meno danno prendiamo, più punteggio si fa, però... Qui non possiamo far nulla. Primo oggetto è Sack of Penny. Va benissimo. Tu sei quello che rilascia bombe? Se sì, no. Okay. E qui ci rilascerà una bomba inutile. No. Peggio. Io però avrei bisogno... Allora, dobbiamo fare una cosa strategica. Bisogna far venire quello nero... qua. Ho fatto una cazzata, era meglio metterlo là. Va bene. Brutta stanza questa. Però hanno pochi HP loro, eh. E possiamo essere colpiti tranquillamente. Quindi... Tu puoi morire? Per favore? Dove sei? Ok. Tu anche potresti morire volendo. Esatto. HP e HP. Ci manca una stanza. Giusto? Mamma mia, quante tinte non utilizzabili. Forse più di una. Ok, almeno un altro paio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. I penny non ci mancano. Una chiave, qualcosa. Essere colpiti adesso è una cazzata. Due volte è una doppia cazzata. Quella non potremo mai raggiungerla. Anzi, forse sì, se effettivamente ci dà una bomba. Merda. Non voglio morire, in questa run, per favore. Fammi pensare un secondo. Allora, lì abbiamo visto, lì abbiamo visto, lì abbiamo visto. Qua probabilmente c'è l'ingresso. Andiamo su. Queste vengono shottate e quello due colpi. Perfetto, bomba. Niente, posto. Siamo stati coglioni noi a non fare quella cosa lì. Abbiamo preso due danni, non ci ha spawnato cuori, non abbiamo chiavi, cioè abbiamo solo un sacco di monete inutili. Perfetto proprio. Direi che è meglio di così se muore proprio, eh? Bravo. Qui non possiamo prendere danni da cuori rosso e siamo nella merda. Perfetto. Allora, bastano sempre tre colpi per questi. Se tu mi dessi una bomba o una chiave, assolutamente no. Merda. Cazzo. Sì, vabbè. Dai, io. No, non ci posso andare dal boss. Muoio. Letteralmente.
Mezzo cuore ci salva la vita al momento, non ci abbiamo chiavi. Qui si... Ah, ok, perfetto. Era ora, porca troia. Bombe. Ma che cazzo ci faccio pure con Bloody Lust? Facciamo stanze, che dobbiamo fare? No! Tutto totalmente inutile, cioè proprio a livello di inutilità totale, globale. Non abbiamo neanche la più pallida idea di dove sia l'altra. L'altra. Ma porca puttana. Abbiamo il danno cappato, almeno quello. Ma non è molto utile purtroppo. La cap sta minchia, purtroppo. Non ci facciamo niente. Cuore, cuore. Mica male, però che ci faccio? Cioè sì, c'è 5 danno, molto interessante, ma non ci faccio assolutamente nulla. L'unica speranza è che qui ci sia una super secret, e invece niente. L'unica speranza qui è non spaccarlo. Invece a posto, persa la win streak, yeah, bella merda, complimenti a me. Quindi ci facciamo una run normale, dai. Che cosa dobbiamo fare? Dovremmo fare con Kane. No, facciamo, dai, facciamo The Lost versus Delirium, dai. Partendo in un piano XL. Come si parte? Ok. XL, XL, XL. Dai, un piano XL. Voglio partire con un piano XL. Per non avere problemi di consumabili, almeno. Dai, che ce la posso fare. Sua, sua. XL, 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 XL. E i piani XL sono difficilissimi da trovare. Cosa gli prende al gioco? Dove sono i miei piani XL? Niente, non... Ma veramente? Stai parlando seriamente? Vabbè, Guppy Scholar come primo oggetto, va bene. E abbiamo ricevuto un patto dove non dovevamo riceverne. Questo ci dà una chiave? Sì. Allora, io vorrei dei Petrified Pulp, possibile? Ma porco. Va bene. Non ce lamentiamo. Ah vabbè, una stanza sola di differenza alla fine. Petrified Poop. Quando vuoi.
Ogni monetina è un aumento di danno, quindi tenderemo a non sprecarli i soldi. Ove possibile, chiaramente. Chiave? Vabbè, una chiave alla fine ce l'ha data. Qui spegneremo i fuochi. Tanto non ci corre appresso più o meno nessuno. Non mi ricordo quanto danno dà al massimo, ma non tantissimo, eh. Converrebbe quasi farla stanza. Cazzo, stopwatch. Cazzo, stopwatch. Fondamentale per The Lost. Ah, anche quello difficile. Bene. Aspetta un attimo. Che un più uno di danno così a buffo non mi dispiace. Dai che ce l'ho quasi fatta. Range up, va bene. Ci abbiamo 13, ce li teniamo. Stopwatch va fa culo. Allora, Curse of Darkness. Se ricevo dei buoni danni in più ci vado. Comunque c'ho 4, che non è malaccio. Ah, voi avete 6.000 HP, giusto? Sì, siete voi, mi sa. Andiamo prima nella stanza piccola. La stanza piccola, cervino buono, come si suol dire. Non so se era proprio così il detto in realtà, però. E niente, ci tocca fare forza a queste stanze maledette fatte così. Va bene. Ci manca. Ah, peccato. Ok. Ah, questi saltano, quindi occhio a nascondersi dietro robe che possono saltellare. Vorrei trovare prima la stanza degli oggetti, però. Prima andata al boss. Perché se c'è un oggetto figo, vorrei prenderlo. Comunque, ricordiamoci che Moneyquest Power è un oggetto speciale. Quindi non ci aspettiamo tanti altri oggetti speciali della pool degli oggetti rari, insomma. Ci dai? Checkpoint fire. Sta benissimo, checkpoint fire. Specialmente se spara così a random. Ok. Vediamo qua che c'è. Tu non mi puoi far danno. Oltretutto è across the map, grazie al cielo, è una delle poche cose fighe. Tu che ci sei? Facciamoci un aumento di danno. Ok, 4,72.
Quindi possiamo andare dal boss a sto punto. Andiamo boss, andiamo. Non mi ricordo se Tech Point 5 scala col danno che facciamo di base. Non credo. Forse sì. The Haunt. Bella rottura di cavolo. E oltretutto è quello un po' stronzo di The Haunt. Quello che spara ragni. Ok, però grazie al cielo. Danno in più. Sì, non Krampus. Prendiamo tutto, prendiamo tutto. Perfetto. Ci dà un'accelerata. No, se era un oggetto ci potevo pensare. Bella stanza, grazie. Ancora aumenta il danno, ok. Ma quello è totalmente inutile per noi, quindi depression, meglio di niente. Pannolino sporco. Sarà qualcosa riguardo le mosche. Rischiare di morire lì? Anche no. Qua sì, qua è quasi sicuro, però che cosa ci può dare di interessante? Samson Chain potrebbe darci, ma veramente proprio l'unica cosa interessante che ci può essere. No, inutile. Non Krampus. Rider Rage, un po' di speed, male non fa. Che ci dici tu? Potrebbe essere interessante. Ok. Mamma la velocità. Grazie velocità. Allora, fermi un attimo. L'importante è non cascarci addosso. Ok, andiamo a cercare la stanza degli oggetti. No, mi ruga a spendere soldi. Perdo il bonus di Monica's Power. Bellissima sta stanza con Monica's Power. Dai che una delle due mi dà counterfeit penny. Quasi 7. Buttali via.
Rapid bomb, sì, ok. Cioè posso piazzare bombe più velocemente. Non è capita l'utilità, ma evidentemente ce l'ha. Adesso quello che dovevamo far qua l'abbiamo fatto. Dov'è che sbuchi? Vabbè, il prossimo piano c'ho 100% allora. Di patto. Non è che si scappa. No, no, è un famiglio brutto quello, oggettivamente. Il peperoncino. Il peperoncino non è male. Posso farlo esplodere, guarda, facciamo così. Niente di esaltante. Sei un The Magician, giusto? Sì. È sempre un The Magician quella carta, non mi chiedete perché. Diciamo che non ci hanno avuto tutta sta fantasia per quelle stanze. Qua boss. L'altra famiglia è inutile. Tu lo dici. Danno ben accetto, famiglia è inutile. Quindi di danno. Bombe infinite. Cerchiamo Ghost Baby. Cerchiamo Ghost Baby. Vediamo se raggiungiamo un Joker qua, se no, assolutamente sì. Va bene, nel caso la finiamo con Judas, anche se con Judas abbiamo già fatta. Qui speriamo di trovare... Niente. Oh, è una volta che lo cerco!
c'è verso, eh. Perdiamo un po' di danno, però ci assicuriamo i patti a tutti, sì. Vite e siamo a due oggetti di gappi. Sempre qua siamo. Allora, tendenzialmente direi che andiamo su e rubiamo un oggetto nella boss rush, sperando ci sia un oggetto veramente interessante. Ah, cazzo, non possiamo rubare un oggetto nella boss rush perché ho usato... Cazzo. Ho veramente usato Joker? Vabbè. Cercheremo un altro Joker. Dai. Chiavi dorate. Molto interessante. Quanti di voi si saranno mangiati le mani quando ho usato il Joker senza blank card? Chiavi dorate, quindi quasi quasi apro anche queste che a volte danno monete. Qui non c'erano... no, tinted, no. Qui neanche. Ma pare. Queste sono le classiche stanze che odio. Tanta di danno. Cazzo, mi ha colpito. Chiavi dorate. A ricordasse che fa uno, lo farei io. Cioè, se mi ero il personaggio, anche no. Le Tinted ce le hanno messe in questa partita, vero? No, perché attualmente non ne ho viste. Poco utile.
un lock up, va bene. È finita la musica del boss, grazie. Paura sta stanza. Trovarla tipo da Delirium, un personaggio normale, è fighissimo quella stanza. Ho toccato una cacca, ma ero già stato toccato quindi in sta stanza, non me ne sono accorto. No, buona sta cosa, che non me ne sono manco accorto. Ah, sempre in questa, vabbè. No, vedi danno. Non so il fuoco quanto faccia se fa il rapporto ai danni che facciamo noi. Se facesse tipo il 200-300% rispetto al nostro danno è molto interessante. Boh, vediamo. Demon ci può portare sempre solo in una delle due. Non mi ricordo sta cosa. Pillole per il resto della partita. Direi di no. Cosa buona e giusta. L'esame mi piace. Anche dei high priestess, però magari la uso dei priestess. Adesso mi conviene anche andarci perché. Esatto, per questo motivo. Siamo gappi. Ma moriamo tranquillamente. Vorrebbe un bell'aumento di danno, lì sì che mi diverto. Lì sì che sarebbe veramente divertente. Allora, che ci manca? Lì non c'è niente, giusto? Mi sa di no. Esatto. Niente, boss. No, non lo prenderò. Non sono abbastanza forte per farlo, però non è che ho chance, perché se poi non mi sapre Delirium è un casino. Gappi è sempre. Pure Curse of the Blind. Cioè.
No, dai, Curse of the Blind qua no, però. Ma io che ne so. Non mi è utile. No. Questa cosa 10 di danno. Giusto se la fiammella ogni tanto decide di spawnare, sennò. Sì, questo l'abbiamo abbastanza annientato, però fa poco conto. No, io non ci vedo comodi, ve lo dico. Scusate la concentrazione, ma non è facile sto pezzo, ve lo dico. Sì, cazzo. Mamma mia, fare God the Lost. Che poi Delirium è 10 volte più difficile, eh. Cioè, questo. Non so quanti cuori ho, chissà quanti cuori ho con The Lost. Bah, Liberty K a sto punto, se mai ci può dare un minimo aiuto, ce lo dia. Cuphead.
Non delirium. Sad bomb. Qua ce n'era un altro del boss, ho visto. E non credo che ci rilasci nulla. Esatto. Come volessi dimostrare. E qui c'è delirium. E me lo sento. E invece no. Sì, continua a darmi cose per bombe, ma le cose per bombe è interessante quando ci fai qualcosa. Avrei preferito il fratello ciccione, proprio se devo essere puntiglioso rompipalle. Ma lo continueremo a cercare, perché almeno quello para dei colpi, mica per niente. Oh, mi è stato da tutti oggetti totalmente inutili con The Lost. Tutti oggetti totalmente inutili con The Lost. Alla fine mi toccherà farlo coso sempre ammesso che ci si riesca. Infatti non prendiamo cuori, mal che va ci facciamo comunque una win run. Merda. Non ho ancora capito che cazzo succede, ma vabbè. Ah, è quella che esplode, ok. Delirium. E prima o poi. Per forza di cose. Dov'è? Delirium. No, non me ne sono manco accorto. Nel momento di invincibilità devo spammare bombe come non ci fosse un domani, tipo. Oh, ecco, i colpi a me mi hanno rotto il cazzo, però. No, finiamoci il livello un attimo. Ma così così prendo anche le pillole. Solo riusciamo a aumentare il danno in qualche modo, ma non so come. Non ho proprio speranze di fare ciò.
Andiamo di qua. Tanto ormai delirium qual è? Lo sappiamo. Quindi questo non può essere delirium, per esempio. Prize bomb. Non penso che serva a niente. E di là non credo ci sia nulla, perché sennò l'avremmo visti. Credo. Niente, piano abbiamo visto tutto, eh. Anche a di che. Ci poteva essere qualcosa, no? Posso far così sperando. Speed down. Mi sembra ottima come pillola, eh? Non tears up, no, totalmente inutile. Niente. Vabbè, giusto. Ci ho pensato. Quanto sei stronzo da uno a sono stronzo? Tanto. No, vedi, queste sono le cose che a me mi mandano in bestia, proprio in bestia, ma di una bestia che non avete idea proprio. Perché io posso sfuggire a tutto, ma no, quello che non mi puoi far vedere. Cioè no, quello che non, a cui non mi puoi...
prima o poi. Cosa? Cosa è successo? Perché avevo un Mamagordi addosso? Boh, che con cosa continuo a giocarci a fare contro Delirium? Mi incazzo e basta. Cioè, me la devo fare per cazzi miei, con la maggior concentrazione possibile, e basta. Mamma, che cazzo di casino è? Ecco. Perché mi deve spawnare addosso? Perché? Perché mi ci devo incazzare? Finite le bombe. Bene. Cioè l'unica sp speranza che c'avevo erano le bombe io. Ci posso pure provare a farla no damage. Non è quello che mi fa incazzare, è che tanto poi mi spawna addosso. Vabbè, mi si è fermata. Ah, mentre stavo andando. Vabbè, ok, posto. No, non posso prendere danno nei primi 5 secondi però, perché poi mi incazzo. Poi mi incazzo. Dov'è il cuore adesso? Dov'è? Ma quella è Gish, ok. Io se seguo un pattern non lo capirò mai, eh. Cioè, ti rendi conto, vero? Più veloce. Ma ancora non sono finite ste vite, che palle. Niente, ho deciso che non lo tento più se non c'è un Nodleaf. Mi sono rotto il cazzo proprio di farlo senza poter prendere danni. Con lui che mi spawna addosso. No, anche basta. Cioè, veramente anche basta. Cioè, guarda che velocità! No, l'avete visto, vero? Da. Ma vaffanculo come una schivata di merda. Ok, Dark Judas. Dark Judas, giusto? Sì, perché c'ho 19 di danno.
Allora, tutti i cuori che posso raccogliere, dove sono? Non ne ho tanti purtroppo. Ce n'è uno qua. Ah, c'era anche un HP up da qualche parte, mi pare. Aspetta, no, mi devo rifare le stanze perché c'era un HP up. Non mi ricordo chi me lo ha lasciato, ma c'era. E non credo di averlo preso. Cazzo, non mi ricordo se l'ho preso. Sono stato un coglione se l'ho preso, sta un HP up. Allora, mi ha dato velocità la cosa e non ho ben capito il perché. Ho 2 di velocità adesso, che è il massimo. Lì potrei beccarmi un orbitale al costo del mio cuore. Direi di no. Peccato non avere 2 cuori. Però ho The Hermit, quindi ci faccio una colla. Oltretutto è totalmente inutile farlo con lui perché non mi serve. Non so se rendo l'idea. Chissà chi è. Ancora sta merda. Ma tanto al prossimo. Ci sto a capire un cazzo. C'è presente un cazzo? L'ho battuto senza capire come con un personaggio sbagliato. Perfetto. Che l'aveva già finito oltretutto lui. Va bene. Quantomeno non l'abbiamo buttata nel cesso. Vi ho fatto vedere 74 combattimenti contro Delirium fallimentari e uno buono. E questo è quanto, ragazzi. È stata una run lunghissima, veramente pesante. Però quantomeno ci siamo visti una run discreta, discreta, dai. E niente, ragazzi. Ci vediamo alla prossima, sperando di riuscire a ricominciare l'achievement dei daily. E ciao a tutti.